Allora, siamo qui, diciamo, nella location principale, possiamo dire, del film. Questo è lo studio fotografico di uno dei protagonisti. Questo ambiente è stato completamente ricostruito. Erano due stanzoni, diciamo, completamente vuoti, anzi pieni di vecchi scaffali e un archivio dell'anagrafe qui. L'idea era quella che, dovendo, diciamo, raccontare una storia che per metà si svolge all'interno di un ambiente, avendo uno studio fotografico, in qualche modo gli sfondi, almeno sui primi piani, potessero cambiare. Abbiamo fatto un bel piano sequenza, che è l'ingresso del bambino che porta la frittura di Alice. E abbiamo usato un crane, cioè un braccio che si alza fino all'altezza di quasi 4 metri. Sono coinvolti, diciamo, 4 attori. Il problema principale di questo piano sequenza è stato, come in tutti i piani sequenza, coordinare il movimento tra un braccio meccanico molto pesante, cioè questo Fox Crane, e 4 attori, quindi grande squadra, diciamo, di macchinisti e grande fuochista, follow focus. Cioè, complessivamente, per girare i due piani sequenza di oggi, i due movimenti di macchina utilizzando lo stesso binario e lo stesso crane, abbiamo impiegato metà della giornata, cioè 4 ore e mezza. E la prima settimana si è svolta totalmente in esterni, e poi da 5 giorni siamo qui nell'appartamento studio fotografico di Sasà. Beh, sai, la prima settimana è stata molto tosta, perché comunque, diciamo, è una squadra, è vero che ci conosciamo, diciamo, quasi tutti quanti, 3/4 della truppe, abbiamo già lavorato insieme sulla BA, però ricoordinarsi e acquisire, insomma, degli automatismi ha richiesto più o meno di una settimana. Oggi considero infatti un successo il fatto di essere riusciti a fare questo complicatissimo piano sequenza. Al quarto ciak era buona. Sono molto colpito e soddisfatto dalla bravura di questi attori. Penso di aver fatto, diciamo, la scelta giusta in ogni ruolo. E mi ha molto colpito una cosa che mi ha detto Peppe Lanzetta. Mi ha detto questa cosa: ci sono dei ruoli in cui, diciamo, che si incontrano nella propria carriera quando il proprio corpo è pronto per quel ruolo. Sottintendendo, diciamo, che ormai, diciamo, il suo corpo era pronto per il ruolo dello showman. È sembrata una cosa molto bella e poetica, ma tutti quanti mi stanno regalando, diciamo, dei momenti di poesia proprio. Carmine, che in una scena che ha aggiunto, insomma, sai, quel tocco di ironia che mancava al personaggio, però secondo me ci stava proprio giusto. Tanto è vero che poi in un altro piccolo piano sequenza abbiamo incluso, diciamo, mi sono inventato un'altra scenetta in cui esce fuori questo suo lato un po' comico, quello in cui, mentre sta giocando al solitario, bara con se stesso. Sì, con Sasà ci siamo presi, diciamo, qualche giorno in più per lavorare sul personaggio, perché è un personaggio abbastanza complesso e anche sui generis, questo fotografo di matrimoni rapinatore, come se fosse una figura un po' borderline. In qualche modo bisognava aggiungergli un côté un po' sornione, un po' più navigato e anche stratega. Ruocco, secondo me, ha fatto un grandissimo lavoro per aggiungere, diciamo, quel pizzico di ingenuità e di freschezza, diciamo, al personaggio, per cui adesso questo pugile, con questo particolare senso di giustizia, è assolutamente credibile, secondo me. E non era un ruolo semplice, Salvatore era una garanzia, una sicurezza. Vieni, Gaetano, ti fermi un attimo qua, li guardi, capisci un attimo che... Poi però, che ce l'ha con due parti del loro mastine, compagno vostro? Gaetano pure ci sta mettendo, diciamo, il suo, nel senso che ci mette un po' a entrare, perché, sai, occupato da mille pensieri, avendo questo ruolo in grado di produttore, diciamo, contemporaneamente a quello di attore. Quindi ci mette un po' di più a ingranare, però poi alla fine è assolutamente naturale pure lui. So che la prima versione magari non era così simile a loro rispetto alla 6ª, 7ª versione che attualmente stiamo utilizzando per girare,
ma io un po' tutti li ho scritti pensando a loro. No, sono soddisfatto, ci vorrebbe un po' più di tempo perché trattandosi di un film di genere ha bisogno di una confezione secondo me particolarmente raffinata. E ovviamente, diciamo, rendere raffinata questa confezione richiede del tempo. Mentre l'Abba era in qualche modo giusto girarlo come è stato per la maggior parte a spalla, perché restituiva, no, quel senso di presa diretta, di documentario in qualche modo, che era consono, diciamo, a quello che uno andava raccontando, no? Sempre il vecchio principio secondo cui la forma deve adeguarsi al contenuto. In questo caso la spalla non la stiamo utilizzando mai, siamo sempre a cavalletto, movimenti di macchina, steadicam, bracci, fox crane, un braccio di 8 metri nel caso dell'incontro di box clandestina. Sono tutte cose, insomma, che richiedono molto più tempo, però mo ci vuole, sono adeguate, cioè sono conformi, sono il vestito giusto per la storia che ho inventato.